Ed eccoci qui amici, nuova uscita, un posto particolare, là in fondo si vede il monte Toc, il pezzo che è crollato giù sulla diga del Vaillant, poi facendo tutto il disastro, ancora ben visibile. Noi adesso andiamo verso il rifugio maniaco. Prima di continuare, devi sapere che questo video è suddiviso in due parti. Nella prima potrai vedere soprattutto l'aspetto escursionistico, ma se ti interessa di più l'aspetto fotografico, allora dovresti andare direttamente al minuto 8 circa, anche se ti consiglio di goderti tutta l'esperienza. Potevo andare avanti ancora con l'auto, ma dopo per me sarebbe stato impossibile proseguire, quindi ho dovuto fermarmi prima dove c'era uno spiazzo per fermare la macchina. Nemmeno un chilometro e già ho questo panorama stupendo, sono all'ombra, c'è un'arietta fresca, mi sta proprio bene. C'è anche un bel ruscello che scorre, chissà se trovo acqua durante il percorso, sarebbe interessante. Come ti dicevo, per me qui con l'auto era un po' difficile, forse magari potevo anche tentare di passare, ma questa qui è bella profonda, mi sa che toccavo il fondo, però vedi è tutta così la strada, quindi non so. Sarà proprio adatta a un'automobile normale, un'utilitaria. Ma è veramente bello, no, decisamente ho fatto bene a fermarmi là, qua sarebbe veramente difficile per la mia automobile. Prima non si notava tanto, poi guardando qui ho alzato la testa, una parete a sbalzo che la ripresa della GoPro non rende l'idea di quanto alta è e di come sporge verso di me. Fa veramente impressione, ma veramente tanto. Sto continuando a salire, fa molto molto caldo, per fortuna che in certi punti c'è un po' d'aria fresca che passa, non manca tanto, però fa caldo, fa decisamente caldo. Certo che così sarebbe veramente soft, tutta in piano in questo modo, alla grande. Tantissime farfalle che mi circondano, una lì, ce ne sono altre, veramente tante, che hanno anche seguito un po' il percorso assieme a me, poi anche tanti tafani però, perché ce n'erano alcuni veramente persistenti e uno sono riuscito a eliminarlo. Meno male che è un po' in ombra adesso il percorso, perché altrimenti veramente mi veniva un colpo di calore. Prima stavo anche per sbagliare il percorso, stavo prendendo quello che portava su per di là, che non c'entra nulla col giro che devo fare io. Quindi adesso proseguiamo. Al rifugio maniaco risultano circa 800 metri, quindi dovrei essere ormai arrivato. Ecco, una cosa che non mi piace tanto di questo sentiero è il fatto ci sono ste erbacce altissime, se ci sono delle zecche è lì che si piazzano sulla parte più alta delle piante per attaccarsi. Che bel passaggio però. Però ormai siamo qui, manca poco, mi mancano 500 metri arrivare e poi il percorso, guarda, ormai è veramente facile, alla portata di tutti. Interessante, dopo guardo dove porta quel sentiero laggiù. Sarebbe interessante magari ritorno a fare un giro differente per vedere qualcosa di diverso. Ed eccomi qua. Wow! Sono praticamente sbucato sul greto del ruscello. Adesso è veramente una passeggiata. Dopo guardo bene dove porta questo sentiero qui. Probabilmente scorre tutta la parte del torrente. Vabbè, proseguiamo verso il rifugio.
Adesso sì, però che sono decisamente in mezzo al nulla col sole. Infatti mi brucio, però dovremmo esserci ormai. Rifugio. Ah, 2 chilometri. C'era qualcosa che non andava nell'indicazione di prima. Sono veramente dilaniato, mamma mia quanto faticoso che è sto percorso. Sono a 500 metri dal rifugio, non ce la faccio veramente più. Ah, wow, bello. Continuiamo, vediamo se riusciamo ad arrivare. Io sono partito da dietro con le montagne, sono venuto su, faticoso abbastanza. Oggi è martedì, non c'è proprio nessuno. Ormai ci siamo. Ultimi 150 metri, dovrebbe essere qui il rifugio. Eccolo là. Wow, che bel vedere. Mi sono ristorato, bevuto, guarda che posto, i gentilissimi, i due gestori del rifugio. È martedì, quindi infrasettimana, ok, siamo ormai a ridosso delle vacanze estive, ma non c'è praticamente nessuno, quindi è veramente una goduria. Qui adesso farò qualche foto, ma non ho tanta intenzione di star lì a parlare di tecnica, eccetera. Mi piace più che altro individuare qualche scena interessante e portare a casa la foto. Adesso rientro e me la godrò veramente pian piano, guardando tutti gli scorci da fotografare, i paesaggi, perché venendo su avevo visto tante cose belle interessanti e quindi però ho preferito andare avanti e guardare il ritorno, tanto non resto qui fino a tardi, ho parecchia strada da fare il ritorno, quindi faccio le foto tornando indietro, anche se magari non sono quei tramonti spettacolari che magari ci aspettiamo. Molto bello qui il rifugio Maniago, molto molto carino, ben gestito, 20 posti letto, quindi si può anche venire su. Ho visto il menù, volevo fermarmi qui a mangiare, ma è ancora troppo presto per la cucina, e comunque sarebbe da fermarsi qui a mangiare, non mangiare e poi tornare indietro, altrimenti veramente si arriva col buio, salvo non venire qui con degli amici e quindi fare il ritorno in più persone. Questo potrebbe essere un bel spot fotografico, perché c'è il sentiero, sono gli alberi e lì si intravede la montagna, quindi per non farci fregare dal cielo totalmente piatto potrei sfruttare questo trucco di dare importanza con il percorso che porta l'attenzione lì sulla
montagna, quindi la scena potrebbe avere del potenziale. Proviamo. Esattamente dove ero prima, però non mi ero fermato perché volevo tirare verso il rifugio. Adesso mi fermerò qui e proverò a catturare questa scena che è veramente bella, sembra quasi un panorama del Canada se ci pensate bene, molto carino. Peccato per il cielo che è molto uniforme, quindi devo cercare di escluderlo il più possibile. Non so se li sentite con il microfono della GoPro, ma qui ci sono degli animali che stanno camminando qui dietro. Si sente veramente una confusione. Eccoli là in fondo. Li ho visti. Mi hanno visto. Vediamo cosa fanno. È lì in fondo lungo il percorso proprio di davanti a me, non so se lo vedete con la GoPro. È lì che mi guarda, ma ce ne sono sicuramente altri. Vediamo se sgusciano fuori. Eh sì, stanno arrivando. Sono andati un po' più in fondo. Mi hanno sentito arrivare. Non ho visto bene cos'erano, secondo me sono dei caprioli. Sembrerebbero anche piuttosto abituati all'uomo, perché non è che sono scappati via proprio come dei fulmini. Bellissimi. Il bello del girare praticamente in silenzio all'interno di un bosco. Per il ritorno ho deciso di fare la strada normale, praticamente questa strada battuta che arriva proprio fin quasi all'ultimo tratto, cioè proprio l'ultimo tratto degli ultimi 200 metri che sono sentiero puro, altrimenti è tutta così. E se devo essere onesto, mi sa che la prossima volta che torno qui, magari con Flavio, magari ci fermiamo a mangiare, farei questa qui, perché comunque è un po' più lunga, ma è decisamente meno faticosa, meno impegnativa dell'altra, perché il sentiero, come te lo indicano loro, è veramente ripido, fai tanti metri di dislivello in pochi chilometri, diciamo. Piccolo aggiornamento, sono le 7 di sera, il sole è tramontato dietro le montagne, quindi adesso sono totalmente in ombra ed è anche più piacevole camminare, c'è un po' più di fresco. Ed ecco qui il sole che sta tramontando. Ed eccomi arrivato a Ruscello, quindi la parte più difficile l'ho letteralmente fatta. Adesso dovrebbe essere una passeggiata arrivare fino all'auto. Però che bel dislivello che c'era. Sono curioso di vedere dopo quant'era la luce del sole che ancora illumina le vette più alte. Questo è il Friuli. Il Friuli con queste vallate e posti letteralmente incontaminati. Ovviamente non sono del tutto incontaminati, perché comunque la presenza umana c'è, ci sono anche dei tombini su questo percorso, probabilmente per portare dei servizi a rifugio. Ma il concetto è che qui il cellulare non prende, zero. Ho l'iPhone che mi dà solo la connessione satellitare. E anche su al rifugio non c'è wifi, non ci sono tante cose. È proprio fatta per chi vuole andare su un posto e rimanere perfettamente in contatto con la natura. Guarda anche lì che bella quella vetta illuminata. Sono talmente accaldato che praticamente quando metto la fotocamera vicina per fare le foto
si appanna tutto quanto l'oculare, non vedo quasi niente, vado un po' a distinto, perché nonostante tutto qui in questo punto esatto veramente non c'è un filo d'aria, c'è una umidità altissima, la temperatura comunque è alta. Adesso ditemi quello che volete, ma io non scambierei mai la possibilità di fare dei giri come questi nelle mie zone con una città come Milano. Qualche volta ho dei colleghi che mi chiedono perché non vieni a vivere a Milano, che ti dà tante opportunità come content creator, potresti fare tante cose, tante collaborazioni. Ma il motivo è questo, perché perderei questa di opportunità, l'opportunità di decidere un martedì pomeriggio di prendere e venire qui a fare un'escursione e vivere questi momenti. Ecco allora che questa opportunità per me ha un valore molto più alto delle opportunità perse con i vari brand, nelle collaborazioni, eccetera. Penso di aver fatto la scelta giusta per me, poi tutto il resto, vabbè, amen. Non so se lo vedete alle mie spalle, guardate, wow, che bello, con il sole che sta tramontando e qui sì che ci va la fotina. Che situazione, veramente molto bella. Sono contento di aver fatto questa strada che è diversa dall'andata perché mi dà l'opportunità di avere queste prospettive, sempre cambiare se possibile l'itinerario per non fare lo stesso e magari avere l'opportunità di vedere qualcosa di nuovo. Starei qui per minuti e minuti, ma devo andare verso l'auto perché ho ancora un bel po' di strada e non voglio farmela col buio. Qui il sole risplende al lato opposto della vallata. Wow, bellissimo spot. Che dite? È bello o non è bello questo spot? Veramente interessante. Wow, ed eccomi fuori. Adesso ho tutto asfaltato, quindi molto comodo. Qui è molto interessante perché la strada è bruttissima, ma se riesci ad arrivare con i mezzi, ci sono anche i parcheggi. Il parcheggio è a pagamento, 3 euro tutto il giorno. Ed eccomi qui amici, sono arrivato praticamente alla fine, quindi siamo ai saluti. L'uscita è stata un po' faticosa, lo ammetto, però devo anche dire che adesso, quando sto tornando indietro, mi sento veramente soddisfatto di essere riuscito ad andare fino al rifugio Maniago, di essere tornato indietro, aver fatto delle belle foto, aver visto dei bellissimi posti, essermi goduto il momento. Fammi sapere cosa ne pensi andando qui sotto nei commenti, lasciami un tuo feedback, iscriviti al canale se ti piace quello che sto facendo, metti un like al video, trovi anche tutti i pulsanti per condividere questo episodio nei tuoi social network preferiti, Instagram, Facebook, anche tramite WhatsApp se vuoi girarlo a qualche amico. Io ti ringrazio ancora per avermi seguito fino a qui, ringrazio tutti i miei patron, i miei sostenitori, veramente delle persone fantastiche che mi danno una mano a continuare questa avventura. Se vuoi saperne di più trovi tutte le informazioni qui sotto nelle note dell'episodio, diventando un patrons, oltre a sostenere quello che faccio, darmi una mano a continuare a fare quello che faccio, puoi accedere a qualche contenuto riservato o comunque qualche video in anticipo. Io ancora una volta ti saluto per avermi seguito fino a qui, noi ci vediamo alla prossima avventura, ciao da Alessio.